Nuova edizione del nostro videogiornale. Bentornati, queste sono le principali notizie della giornata. Veneto si lancia dall'ottavo piano dell'ospedale, suicida medico vicentino di 36 anni, apprezzato dai colleghi e dai pazienti per la grande professionalità e umanità, non avrebbe lasciato scritti che motivassero la scelta di farla finita durante l'orario di lavoro. Sul posto i carabinieri, sconvolti pazienti e colleghi. Sossano, inferno di fuoco in A21 nel Piacentino, l'autista di Sossano morto carbonizzato. In un tremendo tamponamento fra tre mezzi pesanti avvenuto ieri in autostrada A21 in provincia di Piacenza è morto carbonizzato un vicentino di 56 anni. Nicola Negro, autista di Sossano, morto anche un veronese, Stefano Cappellini, 54enne. Vicenza, video virale mostra una pianta di cannabis in stazione. La polizia locale non è droga. Nel video si vedono tre piantine molto somiglianti a quelle della cannabis in cespuglio dentro ad uno dei grandi vasi antistanti l'ingresso alla ferrovia. La polizia a seguito di un sopralluogo e verifiche conferma però che l'erba non ha alcun principio attivo. Vicenza, nella città iberica, il bike sharing funziona, quasi 10.000 le bici in prestito in un anno. Pollice Alto ha quasi un anno dal lancio del servizio di mobilità ad emissioni zero in città. A dirlo sono i numeri raccolti dal gestore che mette a disposizione le biciclette comuni, rilevabili attraverso apposite app per smartphone 370 e veicoli a pedale disponibili attualmente tra i bike e bici tradizionali. 9.400 gli utilizzatori, tanti studenti e turisti. Veneto West Nile, i dati aggiornati sulle infezioni e il vademecum per la prevenzione. Nel documento di sintesi, che distingue 123 casi di febbre semplice dai 104 più gravi, si indica anche in 7 unità il numero dei cittadini deceduti in Veneto dall'inizio del 2022. Persone anziane, media età di 83,6 anni, in un solo caso sesso femminile, 18 i casi rilevati nel Vicentino. Schio UL7 a Sant'Orso, test cromosomici gratuiti per le donne in gravidanza. Da ottobre via allo screening. Un doppio esame di prevenzione effettuato attraverso il prelievo di sangue e un'ecografia mirata sarà introdotto il prossimo 1 ottobre all'interno del reparto ostetricia dell'ospedale di Sant'Orso. Permetterà di individuare con certezza pari al 95% eventuali anomalie, come ad esempio quelle che portano alla sindrome di Down. Tiene, i ragazzini devono avere più senso civico. Il comune chiama raccolta le realtà del territorio. Nicoletta Panozzo, consigliere del comune di Tiene con delega all'istruzione, pensa a iniziative che coinvolgano chi si occupa di formazione, educazione e volontariato sociale, con l'obiettivo di sviluppare nei ragazzini delle medie il senso civico, il rispetto tra le persone, il territorio che si abita e per i beni pubblici che si utilizzano. Tiene nuovo accreditamento per il laboratorio Viacqua, ora è abilitato per l'analisi di nuovi parametri. Ulteriore miglioria nei processi di controllo della qualità dell'acqua. Il laboratorio, che ha sede presso il depuratore di Tiene, con il nuovo accreditamento è abilitato ad intercettare 22 metalli pesanti anche sotto forma di tracce. Pagina dell'Econazionale, dall'estero gas record storico, prezzo 339 euro a megawattora. In Finlandia la Russia brucia gas naturale. Il prezzo del gas oggi ha raggiunto un nuovo record storico, schizzando a 339 euro al megawattora. Il Consiglio europeo ha convocato una riunione urgente dei ministri dell'energia. Dall'estero Moderna fa causa, Pfizer e BioNTech ha violato i nostri brevetti, l'Italia è in ritardo su quarta dose. L'azienda farmaceutica americana Moderna ritiene che il vaccino Covid di Pfizer e BioNTech violi i suoi brevetti che aveva depositato tra il 2010 e il 2016 sulla tecnologia mRNA di base. Politica, prezzo del gas, Calenda, sospendere la campagna elettorale per Conte è colpa di Draghi. Adesso la campagna elettorale si gioca sul fronte degli aumenti del gas, quanto venuto fuori dopo che il gas ha raggiunto il nuovo record del prezzo alla borsa di Amsterdam.
Sport, Champions League, Inzaghi, squadre molto forti, pericolo Chelsea per il Milan, ma meglio dello scorso anno. A Istanbul il 25 agosto sono andati in scena i sorteggi dei gironi della Champions League 22-23. Le quattro italiane, Inter, Milan, Juventus e Napoli, conoscevano le insidie che potevano presentarsi. Era l'ultima notizia. A risentirci a domani.